primissima parte de sopra. Mauro Balani, priore della parte de sopra. È una nobilissima parte de sopra. Perché nobilissima? Perché blu? Perché gatti mammoni? Dunque, il colore blu, in quanto il blu e il rosso sono i due colori che ha l'arme del comune di Assisi e conseguentemente sono stati attribuiti ciascuno ad una delle due parti. Per quanto riguarda il termine nobilissima, nell'accezione più medievale, come merita lo spirito di questa festa, crediamo sia una nobiltà di animo, di cuore. Per quanto riguarda lo stemma, con tutta probabilità, essendo presente in Assisi una famiglia di conti mammoni che risiedeva a Tor Mammona e avevano adottato a proprio stemma quello che coincide con la parte sopra, la scelta è ricaduta su questa famiglia che è di secondo livello rispetto alle famiglie Fiumi o Nepis, però è una famiglia importante, attiva sul territorio di Assisi, e riscontriamo in più località, soprattutto extramenia, questo stemma. Da quanto tempo state preparando la prossima festa del Calend di Maggio? Io credo che non esista un termine di inizio, è un ciclo continuo. Pensando un po' alle stagioni dell'anno, credo che ogni stagione ha il suo modo di vivere il Calend di Maggio, però non c'è un momento in cui in Assisi non si respira Calend di Maggio, è un modo diverso di viverlo, ma è sempre presente tra di noi. Non è forse una festa troppo ed esclusivamente legata ad Assisi e quindi solo per gli assisani? In parte è così, in parte non lo è. Ci sono più livelli di vivere la festa, naturalmente. In parte effettivamente è diventata un po' un elemento che dà il senso di appartenenza a questa città. Ci si sente assisani facendo il Calend di Maggio. È uno dei momenti in cui anche chi ha lasciato la città torna per i 3 giorni, quindi comunque si ricongiungono le famiglie, si ricongiungono le vecchie amicizie ed è un grande appuntamento per sentirsi assisani, questo è vero. Ma è pur vero che nessuno è escluso a prioristicamente dall'ambito del Calend di Maggio, quindi è facile inserirsi in un tessuto comunque a maglie larghe in cui ognuno può trovare il proprio spazio. Chi sono i partaioli? Che cosa fanno? Ma ci sono più livelli per essere partaioli. Sono comunque tutti coloro che danno il loro contributo alla realizzazione della festa. Laddove i contributi sono da quelli minimali degli ultimi 3 giorni in cui si può contribuire andando ad accendere le fiaccole che illuminano i nostri vicoli, a chi invece la vive con un senso veramente di priorità su tutti gli interessi che occupano il tempo libero delle persone, che quindi ne fanno, non dico una ragione di vita, ma insomma ci spendono veramente tante energie e sono attivi tutto l'anno. Quando l'anno scorso avete visto sfilare Patrizia Bovi con in mano il liuto di Adolfo Broeg, quali sono state le sensazioni? Sostenere il peso di quel liuto, perché poi Patrizia me l'ha posto nelle mie mani, è un'emozione che non è un'emozione di un attimo, è un'emozione che ha caratterizzato l'intero Calend di Maggio 2006, lasciando un segno indelebile nella parte di sopra e nella festa in generale, che credo non sarà un segno facilmente cancellabile. È un pezzo di storia della nostra festa, per aver portato non solo con la sua straordinaria doti di musicista una testimonianza di valore artistico, ma anche credo come persona umanamente ha dato molto a tutti noi che abbiamo avuto modo di condividere e di vivere con lui le emozioni del Calend di Maggio.
Mauro Balani, caro priore della parte de sopra, buon lavoro anche a lei.